e quindi subito il lancio in seconda fase in velocità con il tiro ed il primo gol della sfida in favore del Cassano Magnago. Ancora il possesso di palla, il taglio per l'ala che è il varco giusto per il tiro e per il gol numero 6 per il Cassano Magnago. Al centro per Ingrassia, ancora Ingrassia, viene chiusa, riesce a trovare il pivot, però tiro e gol, gol messo a segno da Mazzitelli. Quindi riparte subito in seconda fase Cassano che va a trovare quindi il gol con Zanellini. ...24-20 quindi il risultato finale in favore del Cassano Magnago, che quindi è la seconda semifinalista al femminile.